lo faremo attraverso una terapia d'urto per questi quattro poveri maschi. Sono Gianluigi. Ciao Gianluigi. Ho capito di essere un maschio inutile quando l'IKEA vedendomi mi hanno venduto una libreria già montata. Mi hanno vista spogliata la mattina, birichina, birichina. Luigi, 25 anni, accompagna un suo amico lungo le rive del fiume Adige. Vede un sasso, lo raccoglie. In quel sasso Luigi vede una cosa che nessun altro aveva mai visto. Vede una storia. In questi sassi vede facce, vede sorrisi, vede animali. Questa è la mia ricerca. Luigi, un maschio, forse inutile. Ma Dio delle città e dell'immensità, magari tu ci sei e problemi non ne hai. Ma qua giù non siamo in cielo, e se un uomo perde il pelo, è soltanto un uomo glabro. Jesse, da un anno, si è messo a fotocopiare l'ebook. L'appendice intestinale, qui. E coccige, qui. Il capezzolo, qua. Quindi i capezzoli sono qualcosa di femminile che rimane anche sbaglio, sostanzialmente anche nei maschi. Presumo. Testicoli. Cioè le nostre femmine hanno l'ovulazione nascosta. Cioè tu non sai mai quando è fertile. Per fortuna esistono maschi alternativi. I maschi che ci ha raccontato Federico, maschi un po' storti, teneramente strambi. Il maschio non esiste, esistono i maschi e non ce n'è uno uguale a un altro.